Ciao ragazze, io mi chiamo Nicky A. Perché parlare di creatività? Esiste per caso una formula segreta per essere o diventare più creativi? Prima di continuare un promemoria importante, io Nicky parlo di immaginazione e creatività anche se non ho scritto la Divina Commedia. Lo giuro, non sono stato io a scriverla. Non ho inventato Facebook e tenetevi forte perché quello che sto per dire potrebbe scioccarvi un po'. Non ho inventato neppure gli assorbenti coleari. E per il momento nessuna mia canzone è entrata in classifica fino ad oggi. Ok. La sincerità prima di tutto. Quindi se ti senti giustamente un po' scettico prima di continuare ad ascoltare questo episodio, puoi controllare il mio approccio creativo su Instagram, controllando, digitando Nick Andreoni e anche Funny Ways to Learn with Nicky, sia su YouTube, sia su Instagram, dove vuoi, appunto. Sicuro al 100%. Così magari ti fai un'idea della mia creatività, ti fai un'idea del mio approccio creativo. E se ti piace il mio modo di essere originale, perché hai ascoltato quello che posso produrre, perché hai ascoltato il mio approccio creativo, torni qui e ascolti il video con più relax. Yo, yo, let's go, brother. Ti racconto qui in questa rubrica le mie filosofie sulla faccenda, i miei pattern di pensiero durante i miei processi creativi. Poi, naturalmente, appunto, lo ribadisco, sono un tizio piuttosto normale. Stavo per dimenticare, non ho scritto neppure un copione di nessun episodio di Willy, il principe di Bel-Air. Cruda verità. Ma ho scritto qui sotto qualche formula esoterica subliminale che attiverà il tuo subconscio ad immaginare quello che puoi creare, migliorando Poi magari sì, domani ci troviamo per caso alla Lidl, nel reparto di surgelati, e mi direi entusiasta: "Grazie Niki, grazie, mi sento più creativo oggi dopo aver ascoltato il tuo episodio su YouTube, quello che parlava di assorbenti coreali." E io dico: "Ah, ok, stai facendo riferimento al video dedicato all'immaginazione." "No, ma che cazzo dici? A quello degli assorbenti coreali che li ha inventati, sei stato un grande." "Ma come hai fatto a scrivere la Divina Commedia? È così lunga." Ecco, appunto, continuiamo. La cosa che mi ripeto più spesso durante il processo creativo e più in generale quasi sempre suona tipo: "Niki, non giudicare niente e nessuno, accetta con gratitudine qualsiasi cosa, astieniti dal giudizio perché ogni cosa, anche la più triste o la più disgustosa, può insegnarti qualcosa che ancora non sai. Quindi prendi il meglio da ogni situazione, non commentare quando sei arrabbiato, non esprimerti se non hai ancora capito l'opera d'arte che hai davanti. In altre parole, Niki, non dare giudizi, non interpretare niente in modo negativo. Niki, prendi solo, prendi tutto, solo quello che ti piace. Ogni cosa, se ben interpretata, può ispirare sensazioni positive. Probabilmente adesso ti stai domandando come mai questo genere di affermazioni, come mai questa filosofia di pensiero, Niki, perché fai questo? Perché questa sensazione di mia gratitudine mi fa sentire meglio con me stesso, e quindi con gli altri di conseguenza. Questa mia gratitudine verso tutto, verso tutti, mi fa sentire più disinibito. E quando siamo disinibiti, creiamo meglio. Come ho già raccontato nel video di omaggio per la nonna Lina, spesso quando siamo positivi, tutto sembra positivo. Invece, quando siamo infastiditi, ad esempio dalla scarsa gratitudine di qualcuno, è molto più probabile che noi per primi siamo ingrati. Il comportamento che ci nervosisce negli altri è semplicemente un riflesso del nostro comportamento. Sono dei chiari segnali che l'universo ci invia. Comunque, tornando all'argomento principale di questo episodio, qual è il miglior suggerimento per creare cose fighe? Dalle mie esperienze, io per creare cose ganze mi devo dimenticare delle probabili reazioni della gente. E se proprio mi ci cade il pensiero, mi ripeto, respirando profondamente: "Calma, Niki, calma. Tutta la gente là fuori si comporta proprio come te. Tu non dai mai giudizi negativi e così fanno gli altri. Ogni persona ha la tua stessa mentalità, Niki, perché si focalizza solo sulle cose belle e positive di ogni creazione, di ogni esperienza. Quindi sentiti libero e disinibito di esprimerti al 100%. Ogni cosa potrà solo ispirare cose ganze, punto. 15 maggio 2021. Una data a ricordare. Uno per il pecorino e miele a Bettole, che è devastante. Il gelato da tre. E poi non so come descrivere quello che è successo al semaforo. Va legata una foto. Non si descrive. Allora, siamo stati sorpassati da due ragazze che ci hanno dato dei pazzi perché si stava ostacolando il traffico. In realtà il semaforo era rosso. Vabbè. Vabbè, ma il bello c'è da arrivare. Perché nella ripartenza mi è uscita la gomma di dietro.
proprio di sana pianta, mi sei staccato. Portandosi via con te catena, cambio e freno a disco. In altre parole, ho distrutto la bici. Esatto. Io no comment. Però il gelato è finito, va bene. Il gelato ne valsa la pena.